Benvenuti, sono Samuele Menin e sono il curatore di questa persona di Marcello Tedesco, che è anche la prima mostra all'interno dei nuovi spazi che saranno quelli dello spazio Rivada. Una galleria che in realtà esiste da circa 10 anni, ma che trova dopo una forma nomade realizzata negli ultimi 4 anni, trova il suo casa in questo spazio in via Decembrio al 26 e abbiamo deciso di poter aprire con una ricerca molto interessante nonché profonda con uno degli scultori che amo di più, appunto Marcello Tedesco, che ha in questo caso realizzato e interagito con lo spazio appositamente lasciato a semicantiere in maniera, a mio giudizio, totale, profonda, risolvendo tutti gli spazi in maniera più egregia e portando avanti delle ricerche a livello scultorio sicuramente inaspettate, che vi invitiamo a venire a vedere. All'interno dell'intervento Sei Spacefitting, in galleria realizzato da Marcello in cemento, è stato deciso di inserire un altro ulteriore elemento, un'opera composta sempre in colore di calcio. In questo caso è stato realizzato in 2 lastre sovrapposte e hanno la cosa bella di questo materiale è che, come gli altri, continua a vivere, mantiene un aspetto, questo aspetto quasi di traslucido, quasi di sudore, di pelle che continua a consumarsi e mantiene comunque una solidità quasi da lastra di marmo, di cui però si è discosto totalmente e da questa di vivacità, di vivezza. E la cosa bella è che comunque durante la durata della mostra si consumerà, gocciolerà e con un ritmo, con un gocciolio, metterà anche i tempi e quindi diventerà non solo un'opera di una certa corposità, ma un'opera che muta nel tempo, quindi quasi un orologio, una forma di clessidra d'acqua. Quest'altra parete in realtà è un diretto derivato delle scolone precedenti, infatti è stata realizzata da Marcello con i cartoni di formatura delle stesse sculture, mentre cui sono state aperte e sono, per poterle togliere da questo ingabbio, sono state tagliate il più possibile e ha deciso di riutilizzare dandogli una nuova forma. La forma poi è cresciuta ulteriormente, assumendo ancora un significato di opera d'arte indipendente, grazie a un processo di cristallizzazione del sale durato all'incirca 6 mesi. Questo permette all'opera di assumere una nuova vita, un nuovo processo di mutazione, di trasformazione, un po' come se fosse la crisalide di una farfalla in cui dopo la colonna Bacco si apre e la crisalide invece di morire diventa una nuova vita, grazie anche a questo, alla ricerca stessa dell'artista di riutilizzare e continuare a far crescere in tutti gli aspetti, in tutti gli elementi del suo processo creativo. Nonostante questa sia l'opera dalle dimensioni minori all'interno di questa mostra di Marcello, penso che in realtà sia tra le opere di potenza maggiore, perché realizzata come colonne di 3 metri in cloruro di calcio, in questo caso l'artista ha deciso di contrastare la natura stessa del materiale, quindi il suo essere vivo, sciogliersi, ingabbiando una matica di vetro, quindi quasi annullandone lo stato naturale e nel tentativo non solo di rallentarlo ma di mummificarlo quasi, quindi tornando a una riappropriazione e a un ruolo di maestro non solo del tempo ma del materiale, quando è come se fosse non solo un artista ma sia proprio il creatore stesso del materiale che quindi decide come e quando questo materiale stesso debba consumarsi o debba vivere indipendentemente da lui, quindi in realtà lo riporta a se stesso.
Ci troviamo ora nella seconda sala della mostra di Marcello. Come potete vedere, l'atmosfera è totalmente cambiata, anche se in realtà continuiamo a parlare di sculture. Se prima, nella prima sala, le sculture erano fatte di una materia totalmente nuova, innovativa e che manteneva la propria fisicità, in questa seconda sala abbiamo deciso di esporre un'altra ricerca di Marcello, costruita da una serie di sculture realizzate in sale dell'Himalaya, prodotte da, in realtà con l'aiuto di un cavalli, mucche, perché sono blocchi di sale che Marcello lascia vicino ai campi dove, di allevamento, dove si trovano i cavalli e le mucche, quindi leccandole le consumano, dando delle nuove forme. Poi Marcello decide quando la forma lo grada e quando decide di bloccare il processo di creazione per interposta tra le altre persone. Abbiamo deciso, notando come queste sculture di sale avessero solo un unico lato come livello scultore, ma anche una trasparenza dettata dalla luce, ha deciso Marcello di realizzare una serie di video che di quattro di questi sali, che ruotando su se stessi permettono allo spettatore e al visitatore di poterne comprendere al meglio la totale bellezza e la plasticità della forma, anche grazie a semplicemente un video che ruota, quindi dando anche una forma, anche qui non solo di fisicità, ma torna anche un discorso di tempo. Tempo sottolineato dal fatto che le quattro sculture ruotano con delle tempistiche diverse. L'ultima sala della galleria corrisponde anche con il lavoro forse più intimistico e più personale, momento in cui essendo anche la più interna, abbiamo deciso proprio nel percorso creativo di anche discesa, perché lo spazio è su due livelli, di mantenere al più buio, e insieme a Marcello abbiamo deciso che l'ideale fosse realizzare un'installazione specifica di grandi dimensioni, realizzata con questo tondino in ferro che si aggroviglia su se stesso, riempiendo, andando a saturare lo spazio, illuminato con una luce molto fioca. E in realtà, dal mio punto di vista, sembra presentare anche una forma di Big Bang, una forma di elemento primordiale, un caos totalmente, apparentemente non controllato, ma controllato dall'artista stesso per dare una visione di un universo che è poi l'universo delle sue sculture, che si va anche a riunire con le opere delle sale precedenti.